Cacofonia per tutti ragazzi e bentornati su Battlefield 1. Siamo qua, partiamo con lo scout cattivi. Vediamo se abbiamo mezzi. Allora, oggi ragazzi siamo su Conquest, non siamo su Rush perché ve l'ho portato l'altra volta. E voglio mostrarvi la potenza, se riusciamo in questo episodio, dei mezzi. Perché i mezzi sono veramente qualcosa di devastante. Se mi aspetta sto bastardo, mi scu... Ehi, pezzo di merda, aspettami, maledetto bastardo infame. Allora, scusate se partiamo cattivi, ma ogni tanto ci vuole. Guarda questo, se non, insomma, aspetta questo, madonna, ci stacco la testa. Fammi salire! Bravo, namo, forza, namo. Allora ragazzi, volevo parlarvi dei mezzi, perché i mezzi ultimamente, da quanto vedo, sono veramente troppo forti. E credo che con un prossimo aggiornamento devono essere modificati. Quindi, se mi stai ascoltando, un piccolo consiglio che voglio dare è quello proprio di abbassare leggermente la potenza di questi carri, o più che altro di trovare il modo di buttarli giù, o più che altro togliere il fatto che si possano riparare, perché il fatto che si possano riparare non permette di buttare giù un carro. Cioè diventa veramente, ad esempio sulla io parlo della modalità Rush, diventa veramente complicato buttarlo giù. Allora, magari è un mio pensiero da nabbo e esprimo il mio pensiero da nabbo, però è anche vero che c'è della gente che col carro armato, se si è bravi a utilizzare questo mezzo, non si butta giù. Ci vuole per forza una buona organizzazione per buttare giù un carro. E quindi è ovvio che se si è magari in partita e si gioca singolarmente, nel senso che si gioca magari se si gioca magari in all'interno, cioè magari sono solo io durante il pomeriggio, voglio giocare una partita da solo perché magari ho mezz'ora del mio tempo per giocare e non trovo i miei amici online, è anche vero che è un po' una cagata il fatto che, ecco, non puoi giocartela al massimo alla pari se magari in altra squadra sono più organizzati. Questo fa parte di tutti i multiplayer, era un pensiero un po' così a sé. Però quello che voglio dire è che secondo me i mezzi sono un po' troppo forti. Anche il fatto del cavallo, del cavaliere, della cavalleria, che se sali sopra la cavalleria, ulla madonna, guardate che roba, non va giù manco se viene giù Cristo, cioè una roba allucinante. Guardate i colpi per buttarlo giù, guardate i colpi, ecco, è andato giù, fortunatamente non mi ha visto, però ecco, no, avevo tirato fuori pure, porca puzzona, la baionetta. Poi, altra cosa interessante, secondo me, da modificare è la baionetta. La baionetta è un mezzo strepitoso per incollare al muro e uccidere i nemici, quindi c'ha uno scatto rapidissimo, vedete, ecco, questo è lo scatto della baionetta con l'urlo cattivissimo del personaggio. Però la cosa che non mi piace è un po' il movimento, lascia un po' a desiderare quando va a colpirlo, vedete, va un po' a scatti. Adesso proviamo a utilizzare la baionetta, così vedete anche dove, guardate, ecco, avete visto questa specie di scatto? È un po' scattoso, devo dire che è un po' scattoso. Oh, la madonna, questo ha gasato, gli abbiamo spaccato la testa bello, in modo assurdo. Allora, stiamo girando a vuoto in questa mappa, perché sto parlando e quindi non stiamo giocando al massimo della nostra concentration. Era mio, era maledetto, chi me l'ha fregato che vi incollo. Allora, bufera, tempesta di sabbia per noi. Ci sdraiamo così li facciamo fuori. E dai che l'ho preso, santa pupazza. Niente. Suppression assist. Va bene così. Andiamo. Ah, molti di voi mi hanno detto se la beta fosse in inglese, come scaricarla. Allora, semplicissimo. Si va sul PSN e si scarica la beta di Battlefield 1. Chi aveva avuto l'accesso anticipato, semplicemente perché era iscritto al programma Insider di Battlefield. Quindi non avevate tutti la possibilità di scaricarlo prima. Solo per quello, non è che c'era... questo? No, niente di che. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a prendere un mezzo. Volevo provare un mezzo di quelli cazzuti insieme, ma... C'è Shadow che si sta prendendo qualcosa e mi sto perdendo in chiacchiere qua. Shadow ha preso l'aereo, molto bene.
andiamo nella che cazzo è che spara? Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Vieni Chicco, sali, sali Chicco, sali. Vabbè, te lascio qui. Andiamo, 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 andiamo da soli. Li prendiamo sotto. Mamma mia, devastante, devastante, devastante. Siamo entrati dentro casa. Mamma mia, torna indietro, fa manovra. Andiamoli a prendere sotto. Sì, sì, sì. Dove siete? Dove siete? Eh no, 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 eh no. Perché? 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 Perché sta cosa? Volevo ucciderli io, una volta che ce l'ho sotto mano, cazzo. Vediamo di farci strada. Stiamo prendendo le basi a rotta di collo. E niente, andiamo su D, non so se riusciamo ad arrivarci. Più che altro volevo conquistare qualcos'altro, perché qua siamo messi non molto bene. E proviamo ad andarci a prendere C, dai. Ci andiamo a prendere C e vediamo se riusciamo nel nostro intento. Attenzione, ci sono... No, 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 no. No, 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 questo fa malissimo, mamma mia. Veramente fa male, troppo male. Aio. Questo fa male, ragazzi, questo fa male. Ma dov'è il bastardo che non lo vedo? Oh, qui stiamo giocando con il fuoco, eh. Bella lì, ragazzi, andiamo, andiamo, andiamo. Procediamo, procediamo, tutti dentro. Non ci prendo sta... Oggi non ci prendo, raga. Non ci prendo, non ci prendo, niente. Oh my fucking shit. Yes, yes, yes. Il movimento così mi è piaciuta. Mi è piaciuta proprio. Sono un nabbo. Oh no, 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 no. Niente, non l'ho preso. Andiamo di pistola. E levate dal cazzabubola. Via, 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 via. Entriamo di qua. Dai, un'altra, e un'altra, cazzo! Allora, proviamo a salire. Nessuno che c'ha il carro armato? Cioè, incredibile, incredibile. Non abbiamo il carro. Eccolo, ci siamo, che culo. Che culo. Allora, siamo sul carro, vediamo di... Oh, wow, wow, wow. Vediamo di non crepare, rimani così, Chicco, rimani così. Bella lì, e siamo a uno col carro. Ve l'ho detto, ragazzi, carro veramente devastante. Quanto mi gasa stare su sto carro. Cioè, si fanno certi campeggi allucinanti. Poi, se, come vi dicevo, se si è molto bravi a utilizzare il carro, si... Oh, dove stai andando? Riusciamo anche a fare in modo di non essere uccisi. Quindi... Perché col fatto che si ripara velocemente, se siamo circondati da due carri, siamo soli, siamo fottuti. A meno che proprio non ci abbiamo una sculata immensa che giochiamo tra le rocce. Però ecco, molto bella questa cosa, che è molto realistico il gioco, quindi mi piace molto per questo. Non mi piace il fatto che, ecco, ci vogliono veramente troppi colpi a volte per buttare giù qualcuno. Cioè, è incredibile, devi aprire le persone. E quindi questa cosa non piace. Oh, mi girate? Che sennò qui non vedo nulla. Eccolo lì, eccolo lì. Oh, prendene un'altra de bomba, eh. Dove vai? E dai, l'ho preso. Ma da qua non ci muoviamo più. Non ci muoviamo più. Conquistata anche questa, molto bene. E andiamo avanti. Prima bandiera conquistata del nostro Conquest. Andiamo a prenderci direzione G. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No, quello era l'amico. Allora, le classi che utilizzo di solito sono ovviamente il cecchino. Come potete vedere sono un master del cecchino. Non ne prendo uno. Un'altra arma che mi piace di più, che uso parecchio, è ovviamente l'assalto. Ma non è tanto buona come... Oh, sì, lo sto prendendo ma non sto uccidendo nessuno. Bella lì, ragazzi, che headshot incredibile. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Dov'è? Datemene un altro. Datemene un altro finché potete. Datemene un altro. Ho detto datemene un altro, ragazzi. Dai, andiamocela a prendere. Eh no, eh no, eh no, e non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti che D non la prendi. Perché D è nostra. C'è scritto proprio D. Di noi. Di noi. No. 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 Così non va bene. Siamo messi, come siamo messi qua? Saliamo sopra, almeno ci barichiamo sopra e cecchiniamo come gli assassini da quassù. Vediamo se vediamo qualcosa o qualcuno. La vedo dura, molto dura. Non vedo nessuno, ci stanno sparando, credo. Eccolo lì. Figlio di puttana, pezzo di merda.
Vieni qua. E vai a... Oh, basta. Sono rotto il cazzo. Tanto con la pistola si risolve sempre. Con la pistola risolvete sempre. Incredibile. Cioè, potete essere chiunque. Anche un drago dei draghi, dei cecchini. Ma alla fine, quello che conta è avere una cazzo di pistola carica. Tipo, guarda. Ecco, vedi. Non ci riesci. Ma se lo prendi con la pistola lo ammazzi magari. 87, no? Dite che cazzo vuol dire 87 di danno. Cosa significa 87 di danno? Come quando ti dà 98 di danno. Cosa significa che devi rimanere due con 2 di vita? Va bene, basta, muori. Cecchino contro pistolero. Cecchino contro pistolero. E ce la fa così. Qualcuno mi ha salvato il culo, ma va bene così. Allora, dove siete, ragazzi? Io non vedo nessuno. Qua è libero, sembra libero. Mi stanno sparando? Da dove? Da dove? Preso! Colpo in testa, ragazzi! Che colpi in testa? Non vogliamo sapere un cazzo e andiamo così. Molto, molto, molto bene. Damage tank. Bella, bella lì. E la madonna di Diaz, mi ha buttato giù casa. E va bene, come avete visto ho cambiato anche il proiettile. Perché cambiando il proiettile riusciamo a far danno con il cecchino. Facciamo veramente pochissimo di danno. Tra l'altro ho trovato un fucile di precisione che è devastante per quanto riguarda i carri. Cioè leva tipo 17-18 di danno ed è qualcosa di incredibile. Lo si trova nella modalità Rush, nella zona dove iniziano le montagne, però per chi sta in difesa, ovviamente non per chi attacca. Per chi attacca invece avete la possibilità di trovare il lanciafiamme in fondo alla mappa quando spawnate. E ovviamente anche il, non mi ricordo come si chiama, una mitragliatrice corazzata. Non ci si prende per un cazzo da distante, però è devastante da vicino perché vi dà un po' di corazza e quindi non vi buttano giù. Ma se io sparo qua non succede niente. Allora, non mi piace stare dietro a me, non mi piace per niente. Abbiamo preso, penso, un altro aereo. Qualcosa di impossibile buttare giù la roba. Oh, ci stiamo facendo anche un bel giretto qua, da quanto vedo. Cioè, guidare l'aereo penso che sia già difficile di suo. No, vabbè, ragazzi, improponibile. Cioè, l'aereo è improponibile. Troppo complicato. Cioè, impossibile. Oh, ci stanno a sparare. Oh, gira sto aereo. Mamma mia, assalto tra aerei. Carica st'arma, carica st'arma. Dai, dai. Lo buttiamo giù, lo buttiamo giù. No, 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 no. È esploso tutto. Dai, l'avevamo gasata di brutto qui un attimo. Niente, ci ha avuto l'arma scarica. Ok, ragazzi, il video finisce qua e quello che dovevo dire l'ho detto. E spero che vi sia piaciuto questo video. Spero che commentiate dicendomi anche quello che pensate di questo gioco. Sicuro al 100% lo prenderò, perché è un gioco che veramente, se fatto insieme, ragazzi, mi dispiace, ma non ha un cazzo a che vedere con COD. E per questo discorso qua, dico sempre la stessa cosa, non è che sto dicendo cose astratte. Per chi avesse seguito appunto il primo episodio, come dicevo all'inizio, ho detto semplicemente che essendo una mappa molto grande e a chi piace il realismo, questo è sicuramente un gioco da comprare quest'anno per quanto riguarda guerre, veramente guerre, 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 guerre. Quindi molto meno frenesia. Un realismo nettamente superiore per quanto riguarda qua su Battlefield 1 rispetto ai classici COD. Non, per realismo, ragazzi, non sto parlando di grafiche, ma sto parlando di realismo. Quindi la vita, i carri armati, le mappe immense, non si salta sui muri, non ci sono pareti. Quindi ecco, questo è quello di cui parlo. Zero futurismo, realtà un po' più accentuata. Però ecco, ci sono da fare dei piccoli aggiustamenti che secondo me migliorerebbero di parecchio la giocabilità di questo grande gioco. Tantissimo buon per tutti, ci vediamo in un altro video. Mr. Black vi saluta e al prossimo video. Ciao!